Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video del canale. Vi ricordo che questo video è stato diviso a metà. Questa qui è la seconda parte. La prima parte è stata pubblicata la settimana scorsa, lunedì scorso. Se non avete visto la prima parte, quindi andate assolutamente a recuperarla. Vi lascerò una piccola scheda o comunque sia un'annotazione da cliccare in maniera tale da poterla vedere. Poi potrete comunque tornare su questo video e vedere la continuazione del mio tour su Fraser Island, che appunto si è sviluppato su 2 giorni. Il video purtroppo era troppo lungo per poter essere caricato tutto in una volta, tutto in uno, quindi ho deciso di dividerlo. Da qui appunto la mia introduzione in questo momento. Adesso vi lascio al video e quindi godetevelo, spero che potrete lasciarmi un like subito alla fine del video. Il giorno dopo, sveglia relativamente presto perché erano circa le 7 e un quarto, colazione, sistemate un po' le cose in campeggio in modo tale da non lasciare cibo in giro, altrimenti siete invasi dalle formiche, e siamo andati fino al Ely Creek, che è un torrentello sempre di acqua dolce. Siete a 2 passi dall'oceano, ma come vi ho detto, nell'oceano non si può fare il bagno perché è pericolosissimo. Ci sono correnti che vi portano al largo, che ci sono gli squali a quanto pare, ci sono anche le meduse, le jellyfish. Ci sono comunque le alternative, come appunto quello del primo giorno, il Lake Mackenzie. Appunto, il secondo giorno abbiamo fatto l'Ely Creek, appunto torrentello, l'acqua era ghiacciata, io non ho fatto il bagno, mi sono immersa, mi sono fatto una passeggiatina nell'acqua, mi sono immersa praticamente fino a mezza coscia. Molto bello, molto suggestivo, fare anche solo farsi la camminata, poi ci siamo fermati lì un pochino a prendere il sole, chi ha fatto il bagno si è asciugato un pochino. Seconda tappa, siamo tornati diciamo verso il campeggio ed è stato il relitto della Maino. Anche lì non ci siamo fermati tantissimo, in realtà la marea stava scendendo, quindi era ancora parzialmente sommerso dall'acqua il relitto. Abbiamo fatto una delle tante foto di gruppo. Anche lì molto suggestivo, devo ammettere, anche la storia della Maino è stata un po'. Appunto la guida ci ha raccontato anche la storia della Maino. Non vi sto a raccontarla, altrimenti mi viene un video lungo 20 anni. Però comunque sia anche lì un posto molto suggestivo, avere appunto questa nave lì in balia delle intemperie, delle onde, della sabbia, eccetera, che a quanto pare sta lentamente sprofondando sempre di più nella sabbia, sta proprio venendo risucchiata dall'isola, come. Poi subito dopo la Maino non ci siamo stati tantissimo, siamo stati di nuovo al campeggio, abbiamo pranzato lì e subito dopo pranzo siamo partiti, siamo andati alle Champagne Pools, un altro posto in cui potete farvi il bagno. Siete a ridosso dell'oceano, lì c'è l'acqua salata invece che dolce. Vengono appunto alimentate dall'acqua dell'oceano. Non ho capito esattamente da cosa dovrebbe derivare il nome, nel senso che quando arrivano le onde dovrebbero fare tipo le bolle, ma non abbiamo capito esattamente come o perché dovrebbe succedere una cosa del genere. Un bellissimo posto, anche questo qui molto suggestivo, molto bello. Ho fatto il bagno. Siamo rilassati un pochino e dopo esserci asciugati al sole siamo ripartiti con i 4x4 e siamo ritornati un pochino indietro verso il campeggio per andare all'ultima tappa della giornata che è l'Indian Head. Anche qui la storia non è molto delle più allegre perché comunque sia su questa scogliera c'è stato un massacro di aborigeni da parte dei conquistatori bianchi. A quanto pare non si sa per quanto tempo ancora ci sia la possibilità di salirci sopra come abbiamo fatto noi, perché a quanto pare gli aborigeni non vorrebbero che si camminasse sopra questa scogliera. Noi siamo saliti anche perché da sopra alcuni cellulari. Ed è così che mi sono accorta che purtroppo l'ultima parte del video è stata persa, compromessa, purtroppo non sono riuscita
recuperarla, quindi mi vedete dal futuro a spiegarvi appunto l'ultimo giorno praticamente del mio tour. Dopo l'Indian Head siamo tornati in campeggio, ci siamo rilassati, ci siamo lavati, abbiamo fatto la cena, abbiamo rifatto il fuoco e abbiamo passato la notte. In parte della notte in spiaggia a guardare, ad ammirare il cielo stellato. Come avevo già anticipato, erano le due notti perfette, quindi niente luna, Via Lattea perfettamente visibile ad occhio nudo. Purtroppo non ho delle foto perché non avevo una strumentazione adeguata. Il giorno dopo ci siamo svegliati e c'è stata una piccola visita inaspettata al campeggio, perché ci siamo ritrovati su un albero una bellissima e gigantesca iguana. Per fortuna ovviamente non è né velenosa né aggressiva, a meno che non si andasse troppo vicini e a disturbarla. Vabbè, abbiamo fatto la colazione con calma. Abbiamo sistemato tutto perché ovviamente era la nostra ultima notte in campeggio, visto che poi ci aspettava il ritorno sul mainland. Ci siamo diretti come praticamente unica tappa per la giornata al Lake Garawongera, o spero di averlo detto bene, deve essere comunque sia una pronuncia simile. Vi lascio il nome scritto giusto da qualche parte. Questo lago, come vedrete dalle riprese che stanno andando, non penso di averne fatta solo una purtroppo, ma ha una particolarità, che è quella di avere un'acqua che sembra giallognola, in realtà non lo è. Questo perché, è ricco di, tea tree. Le makeup artist, comunque chi si intende un pochino di makeup, sa che è una sostanza molto benefica per la pelle, diciamo noi tutti, sia ragazzi che ragazze, ne abbiamo approfittato, non è molto attraente, in ogni caso, se fa bene si fa questo sforzo, ci siamo fatti con la sabbia che c'è sul fondale che è assolutamente bianchissima, ci siamo fatti uno scrub di quelli homemade. E appunto abbiamo beneficiato del tea tree contenuto nell'acqua del lago e poi ci siamo diretti diciamo verso Rainbow Beach, verso il traghetto che ci avrebbe portato a Rainbow Beach. Purtroppo, diciamo così, sul primo traghetto ci stavano soltanto due macchine, due 4x4, la mia macchina e quella è un'altra. Sono rimaste ad aspettare il traghetto successivo e ci siamo un pochino intrattenuti sul pezzettino di spiaggia con un po' di giochini, c'erano i da ragazzi danesi che giocavano a frisbee, eccetera. Una volta sul traghetto abbiamo cercato di vedere dei delfini, visto che ci era stato detto che c'erano. Purtroppo non li abbiamo visti dal traghetto, li abbiamo visti sempre solo tanto una volta arrivati sulla terraferma. Purtroppo ancora una volta non ho delle riprese dei delfini, in ogni caso diciamo è stato l'ultimo regalo che ti ha fatto Fraser Island. Su Fraser Island, come sapranno alcuni di voi, ci sono i dingo, che sono dei cani selvatici. Purtroppo però nel mio gruppo non li ha visti nessuno. È stato un grande peccato, però insomma li ho comunque visti negli zoo. Non è il massimo perché comunque è più emozionante vederli dal vivo. In ogni caso l'esperienza su Fraser Island è assolutissimamente positiva, posso dirvi, visto che vi parlo dal futuro, che è il mio posto preferito in Australia tra quelli che ho visitato, quindi assolutamente pollici in su per Fraser Island. Molto bello anche il tour dei Pippis. Non ho il confronto con altri tour, però vi dico che assolutamente ne vale la pena. Io con questo video presentazione ho concluso. Vi ricordo che c'è anche il primo video su Fraser Island, più ovviamente tutti i video precedenti e anche quelli che arriveranno dall'Australia.
Spero che vorrete guardarli, non dico tutti perché so che sono tanti, ma almeno in parte. Io vi chiedo, visto che oggi, 26 settembre, il giorno in cui pubblico, è il mio compleanno, di lasciare un pollice in su per questo video e anche di iscrivervi al canale se non lo siete già. È un grandissimo regalo di compleanno per me. Se avete qualche curiosità da chiedermi, potete lasciarla in un commento qui sotto. In descrizione trovate il link a tutti i miei social. Se mi seguite sui social vedrete in diretta quello che combino, visto che appunto, come dico in alcuni video, non in tutti, c'è parecchia differenza tra i video che sto pubblicando e quelli, e quello che sto facendo nella realtà. Noi ci vediamo giovedì o lunedì, in base a quello che vi interessa di più, e vi dico have a nice life.